Buongiorno a tutti. Visto che che è arrivato già autunno, ecco, 2-2-4, devo mettervi le scarpe più estive, tipo queste che sono tutte aperte, le devo portare via e devo andare a riprendere le scarpe già più autunnali, ecco, tutte le cose più estive le porto via. Pulisco qua. Stamattina sono andata a portare via qualche libro in parco, al parco. Dopo sono andata a fare un po' di spesa, abbiamo mangiato, ho cucinato e niente, adesso mi voglio mettere qua a mettere a posto le scarpe, ecco. Niente di che. Alcune le devo ancora lavare, tipo questa, li lavo. Non c'è poi sporchissimo, un po' di polvere. Ah, ho dato un po' di mucchina igienizzante. Ne ho prese alcune, non le ho prese proprio con le scarpe proprio invernali pesanti. Allora, vi volevo aggiornare un pochettino quello che ho in mente. Allora, siccome io su un solaio ho tutta la roba che 50% di roba non la uso. Ho guardato qua nel paesino dove abito, praticamente si è trasferito tipo un mercatone dell'usato, ecco, e prendi tutta la roba. Dovrò fare la tessera, adesso mi informo meglio, giustamente, e le cose che non uso le porto tutte lì, e ce ne sarà di bel po' di roba che devo sbarazzarmi. Le scarpe, anche le scarpe, ho delle scarpe nuove che non le ho mai usate. E secondo me, se qualcuno serve, anche se le metto 10 euro, secondo me va benissimo, ecco. Piuttosto di buttarli via, ecco. Anche le cose di casa, le borse, scarpe, qualche vestito, forse, non lo so, adesso guardiamo. Adesso dovrò fare un bel decluttering, i vestiti che riesco, cioè che sono ancora nuovi, sono semi nuovi, ecco, li porterò lì. Ho in mente questa cosa qua e adesso pian pianino farò tutto, ecco.
Poi giustamente vi farò vedere quello che scarto, ecco. E niente. E domani penso di fare un po' di, se mai domani vado a sentire, non so, adesso guardo come il tempo. O vado a sentire, se no domani comincio a fare già il decluttering dei vestiti, ecco. Dovrò fare cambio armadio, però su un solaio ho solo della roba tipo maglioni, ecco. Non ho nient'altro, tutta roba che ho quasi tutta dentro armadio, ecco. Forse qualche pigiama, qualcosa in pile, però niente di che. E niente, ci sarà tanta roba da dar via. Andrea giustamente in contrario, lui piuttosto butterebbe via, io no. Io piuttosto regalo qualcuno, però mi scoccio a buttarle via la roba. Lui è tanto geloso di sua roba che... E niente, vi volevo aggiornare su queste cose qua e ci vediamo la prossima volta, ragazze. Ciao ciao a tutti!